Buonasera, buonasera a tutti. Io direi che ci possiamo accomodare anche più avanti, che dite, anche per le riprese, perché ci sono i posti, così siamo anche più raccolti. Lasciare le sedie vuote sembra brutto. Perdonate l'intrusione aggressiva. Sì. Innanzitutto benvenuti a questa chiusura di quello che è il programma, che è stato la rassegna estiva di Restarte di Longobucco, che si chiude con un grande successo, una serie di eventi che hanno animato il borgo e che sono riusciti in quello che era l'intento dell'amministrazione comunale, quello di rivivere il borgo. E si chiude con una grande eccellenza, cioè il premio internazionale Bruno da Longobucco. Intanto mi preme appunto salutare il tavolo, un tavolo da parterre prestigioso, il sindaco naturalmente, Giovanni Pirillo, l'ingegnere Nicola Barone e il nostro premiato, l'ingegnere professore Gabriele Forciasecca. Il premio Longobucco ritorna dopo 12 anni di silenzio, possiamo dire. Il sindaco Pirillo, insieme con tutta l'amministrazione comunale, ha inteso riportarlo, rifarlo rivivere, proprio per ridare quel prestigio a un premio che negli anni ha anche premiato diverse personalità. Sindaco, ho visto che sono stati molto molto importanti i nomi a cui è andato questo premio, ma non solo, e rientra in quel percorso della ricerca appunto della storia, dell'identità, della cultura di un borgo che attraverso anche questa location, questo posto, professore, gli antichi mestieri, la cultura passata, ma non solo, i telai e quindi poi i personaggi come Bruno da Longobucco diventano anche un tramite, un veicolo per far rinascere e anche creare economia e sviluppo dei nostri territori. I borghi oggi sono stati rivalutati da tutti i punti di vista, sia a livello nazionale che regionale, proprio perché si è capito che nella comunità bisogna ritrovare i valori e anche i valori di quello che è il futuro. Per questo poi ci ritorneremo anche sul suo percorso, che è stato anche quello di studio. Io direi di passare subito e dare la parola al sindaco. Sindaco, un premio che avete voluto fortemente contro anche le difficoltà iniziali, ma che volete da quest'anno in poi non solo riportare in auge, ma anche aprirlo, dargli una parte nuova, innovativa, come naturalmente c'è bisogno nei contesti attuali. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti questa sera qui a Longobucco. Lo dico agli ospiti che vengono da fuori e lo dico anche ai miei concittadini che questa sera ci hanno dato la soddisfazione di essere qui con noi questa sera. Il premio Bruno da Longobucco si era dimenticato per un po' di tempo, però riflettendoci abbiamo voluto riprendere questa manifestazione per dare la Longobucco che conta, quella Longobucco che si va da fare, quella Longobucco che vuole crescere attraverso la cultura, e questo noi abbiamo tentato di fare con la prima manifestazione che abbiamo fatto quest'anno, quindi che chiude poi tutta la manifestazione del mese di agosto. Nasce così il premio di questa sera quando qualche mese fa, parlando con l'ingegnere Barone e con il dottore Celestino, mi fecero un nome. Dice: sai che parlando con un amico, mi disse l'ingegnere Barone, parlando con un amico, il presidente della Fondazione Marconi, che ha origini longobucchesi.
mi è sembrato un pochino incredibile una cosa del genere. Ma è possibile che un longobucchese come me potesse avere questo risultato? È quello che poi diremo nella motivazione, chiederemo nel curriculum del professor Falciasecca, di quello che è uno scienziato. Scienziato figlio di un longobucchese, di una longobucchese. Poi vi dirò i nomi e le sorprese che questa sera ho avuto con me. È con una grande soddisfazione che lo dico. Stamattina siamo stati all'università, nella magna dell'Università di Cosenza, lui, il professor Falciasecca, ha presentato il suo libro Dopo Marconi, il diluvio, che poi sarà la nostra moderatrice a dirci qualcosa, e poi il professore ci darà contezza di quello che è. E lì ho consegnato, con molta emozione, non lo nascondo, aver consegnato l'estratto dell'atto di nascita del nonno del professor Falciasecca, Pietro Carmine Brunetti, sposato, guardate a caso, con Costanza Pirillo. E questa mattina scopro che c'è un grado di parentela col professor Falciasecca. Stamattina nell'aula magna dell'università c'è stata una grandissima commozione che mi ha preso tanto, però sono riuscito a superarla in quel momento. Quindi essere presente in una giornata di questa caratura per me era, che uomo piccolo di Longobucco, poter essere vicino a chi, all'Ustro, non solo a Longobucco, alla Calabria, all'Italia, ma anche al mondo intero. Quindi io ringrazio sia Arturo Celestino che poi sicuramente a Nicola, che è stato quello che mi ha coinvolto in questa bellissima esperienza. E dare il premio Bruno da Longobucco allo scienziato Falciasecca per me è un onore, credo che sia un onore per tutti i longobucchesi. Grazie. Naturalmente ho saltato la parte di Bruno da Longobucco, cioè superfluo perderci in quello della chi è stato Bruno da Longobucco, perché giochiamo in casa, insomma. Però c'è una frase che voglio riprendere, che si lega anche molto al suo discorso, sindaco, perché su Bruno da Longobucco c'è tutta una parte anche storiografica che manca, perché come un po' Cristoforo Colombo, nel corso degli anni qualcuno ha cercato di accreditarselo, di portarselo, di dargli un'origine diversa. Eppure lui stesso nelle sue opere, in una delle sue opere, disse: Brunus gente Calabrica patria Longoburgensis. Io, Bruno, di famiglia calabrese, è nato a Longobucco. Quindi è stata una dichiarazione chiara e precisa, scritta proprio di proprio pugno, che sottolineava, nonostante appunto la mancanza di quella che è la documentazione storica del medico chirurgo, che comunque era di Longobucco. In qualche modo ci riallaccia ai corsi storici, professore. Quindi c'è un calabrese in ogni parte del mondo, questo è vero. Io passo la parola adesso all'altro ospite di questo momento, che è l'ingegnere Nicola Barone, che è presidente TIM della Repubblica di San Marino, nonché socio della Fondazione Marconi. Perché TIM e perché fondazione? Ce lo spiega direttamente l'ingegnere, perché tra i vari impegni scientifici, ricerche e studi, il professore è soprattutto specializzato in quello che è il mondo della telecomunicazione, e nel libro
libro c'è qualcosa di più, anche c'è un percorso che porta fino ai giorni nostri, parte appunto da Marconi ma arriva ai giorni nostri e segue proprio quel filo della, possiamo dire, quel telefono senza fili che poi è diventato telefono senza fili. Prego ingegnere. Grazie. Il mio, più che un intervento, vuole essere una testimonianza a un amico sincero, che è il professor Gabriele Falciasecca. Poi sarò anche ringraziamento e saluto ad altri, però mi lega al grande presidente della Fondazione Marconi del mondo, Gabriele Falciasecca, da circa 25 anni. Devo dire, lui sembra, con i suoi grandi valori professionali, però dal primo momento abbiamo avuto quasi un feeling, un rapporto che andava oltre il rapporto professionale. Io ho avuto modo di conoscerlo in tanti tanti convegni, abbiamo lanciato con lui il primo progetto sull'annuario, sul libro bianco, sul digital divide, quando, lo sapete, sugli 8.100 comuni, quasi 8.100 comuni, c'era la grande lamentela che la gente non poteva avere nemmeno una DSL. E lui ha messo a disposizione nell'aula della Fondazione Marconi in maniera gratuita, coinvolgendo tutti i governatori d'Italia. Però lì ho visto che aveva all'interno del grande patrimonio scientifico una grande dimensione umana. Io ho scoperto soltanto, perché se no dovrei fare un discorso molto lungo, soltanto da alcuni mesi, questo rapporto che si è andato a intensificare. Quando mi ha detto devo presentare questo libro, gli ho detto guarda, ti darò la possibilità di presentare questo libro perché ci credo io su Marconi, lo presentiamo a San Marino. E a San Marino erano presenti due capitani reggenze, i due capi di Stato, e ha avuto grandissimo successo. Dopodiché gli ho detto lo presentiamo in un altro stato, l'abbiamo presentato lì in Vaticano, alla Divina Vaticana, in cui c'erano grandissime personalità. Dopodiché mi ha detto in termini super riservati: caro Nicola, dopo 25 anni ti devo dire una cosa, dentro di me scorre un po' di sangue calabrese, sapendo io come difendo la Calabria, anche se per motivo di lavoro sto fuori. Ho detto allora, in quel momento ti farò una sorpresa. Considerando, dice, perché mio nonno Pietro Brunetti è nato a Novopoco. A questo punto, da lì si sono acceso le lampe e ho chiamato il mio compagno Arturo Celestino, e devo ricordare qua suo padre. Mi commuove perché suo padre Domenico Celestino, che era di Cerchiara, perché io sono anche nativo di Cerchiara, anche se per motivo di lavoro sono fuori, lui era così legato sentimentalmente a questo comune di Longobocco. Parlava sempre di suo padre, che è stato il primo sindaco, quindi c'è stato questo rapporto. Quindi ho chiamato il primario Arturo Celestino, mi ha messo in contatto con il grande sindaco Giovanni Birillo, e abbiamo organizzato, diciamo, questa manifestazione, se oggi ci troviamo qui. Ringrazio il professor Falciasecca che ha accettato, e quindi da lì è nato anche questa bellissima presentazione oggi all'Aula Magna Beniamino Andreatta dell'Unical di Cosenza, in cui c'erano presenti, quindi ringrazio il sindaco che era presente per dare questo riconoscimento importante, ne era presente, quindi non solo quindi il presidente della Fondazione Marconi, ma anche il nipote del grande scienziato Marconi, il principe Guglielmo Marconi Giovannelli. Erano presenti anche altre autorità, qui il presidente Demetrio Crucitti, era presente il professor Romeo, presidente della Società Italiana di Cardiologia, i giornalisti Cesare Lanza ed altri. Ecco, prima di arrivare, diciamo, al ringraziamento finale, vorrei spendere ancora qualche altra parola sul presidente della Fondazione Marconi. Io ritengo, ecco, come calabrese, ma secondo me voi che siete cittadini di Longobucco dovete essere orgogliosi. Io lo sono orgoglioso come calabrese, come dirigente di una grande azienda, perché grazie al professor Falciasecca, su tutto quello che ha scritto nei vari libri, non solo a livello accademico, ma quello che ha dato al Sistema Italia e nel mondo, partecipando a tutte le commissioni internazionali, se oggi possiamo parlare della quinta generazione o possiamo parlare di smartphone, molto è vero che gli albori sono nati lì a Ponteggio Marconi,
dove lui è presidente della Fondazione Luigi di Grazia, il grande scienziato Marconi, il primo esperimento del 1895, ma certamente da quando lui è stato professore universitario di ingegneria a Bologna e da presidente della Fondazione Marconi ha fatto moltissimo a livello, diciamo, di valore aggiunto nel campo delle onde elettromagnetiche. Ma poi è riuscito, così come dicevo prima, ad organizzare moltissimi eventi e mettere insieme più soggetti, non solo soggetti pubblici. Lui è stato anche, se vi ricordate, anche presidente di una grande società pubblica dell'Emilia Romagna, l'EPIDA, che l'ha lanciata, ma ha dato grossi valori aggiunti non solo alla mia azienda, ma anche ad altri operatori. Mi riferisco a Vodafone, mi riferisco, sei stato, se non sbaglio, anche membro del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, quindi per noi, come dicevo, è un grande orgoglio averti qui, e se ognuno di voi poi avrà la possibilità di prendere questo libro ultimo che sintetizza tutta la vita, quindi non solo dell'attualità di Marconi, ma su tutte quelle che sono le ricerche e l'innovazione nel campo delle telecomunicazioni a livello mondiale. Quindi ecco, l'augurio più sincero che faccio a voi come cittadini, mi sento anch'io stasera un cittadino di Longobucco e mi sento orgoglioso di partecipare a questa grande gioia di avere tra di noi il grande professor Gabriele Falciasecca, il grande presidente della Fondazione Marconi. Io chiuderei con un grande applauso e un augurio sincero. L'ingegnere ha descritto molto, in sintesi, ha toccato i passaggi cruciali più importanti del suo curriculum vitae. In questi giorni, quando mi è stato detto appunto che dovevo moderare, naturalmente mi sono documentata, ho letto grazie a internet e la prima volta sono andata a cercare naturalmente il curriculum vitae. Presa da altro, perché stavo lavorando, ho premuto start, insomma ho dato la via alla stampante. Praticamente avevo finito di scrivere un articolo, dopo mezz'ora la stampante continuava a stampare, io ho detto madonna, senza, cioè, si è inceppata la stampante, non me ne sono accorta, anche contro ogni regola dell'ecosostenibilità, perché non si dovrebbe stampare, ma io insomma un po' la carta per me. No, non si era, l'ho dovuta bloccare a un certo punto, perché tanti erano gli scritti, le informazioni, i documenti, gli articoli che avevo messo da parte e quindi volevo leggere. Dal 1973, cioè una storia che inizia nel 1973, quando inizia appunto ad insegnare, l'ha detto appunto i passaggi più importanti, quindi oltre ad essere professore ordinario appunto della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna, dove oggi è professore emerito, naturalmente entra appunto, scusate, la relazione con quello che è il contesto degli enti e delle società private. E, professore, ci sono alcuni passaggi che naturalmente sono anche poi racchiusi nel libro. Uno in particolare, cominciamo un po' sul personale, ho trovato interessante il fatto che lei abbia detto che nonostante ci sia stata la richiesta da queste grandi multinazionali di entrare come parte integrante nel, appunto, proprio anche nei CDA, lei ha sempre rifiutato, perché lei ha detto io devo mantenere la mia libertà, la mia indipendenza anche di valore e visione, e questo è un passaggio. E poi l'altra domanda, e poi ci facciamo un po' una chiacchierata, è come Marconi abbia in qualche modo precorso i tempi. Beh, il vostro sindaco si era emozionato questa mattina, abbiate pazienza, io mi sto emozionando adesso. Divago un attimo, ma poi rispondono, non faccio come i politici. Quindi
E perché avendo frequentato Niccolò Barone, come ha detto lui, per parecchio tempo, a un certo momento ho cominciato a vedere anche a Roma, quando ci vedevamo lì, le sue amicizie calabresi, eccetera, mi è venuto di dire a un certo momento: ma sai Niccolò, che sono un po' calabrese anch'io. Ecco, mai avrei immaginato che con quella frase mi sarei ritrovato qui questa sera in mezzo a voi, e con un tuffo nel passato, ma non so neanche se chiamarlo così, perché poi è una cosa molto più particolare che non riesco a descrivere, poi magari dopo ci ritornerò. E ho scritto questo libro perché volevo in qualche modo, lo dico in modo pomposo così potete prendere in giro, no? Lasciare una sorta di autobiografia intellettuale, no? Perché ho detto, vabbè, io non ho avuto una vita avventurosa, non posso raccontare, ci sono alcuni più anziani che raccontano cosa gli è successo durante la guerra o altre cose del genere, io sono nato dopo la guerra, insomma. Però invece ho avuto tutta una serie di cose interessanti dal punto di vista umano, professionale, che possono magari essere così di utilità per i giovani e magari chissà anche lasciare qualcosa per il futuro. E traspare probabilmente questo fatto, perché ci sono racconti che apparentemente non hanno niente a che vedere con me stesso, no? Però per esempio quando racconto come è nato il GSM, perché c'è anche una parte di storia, no? Il 2G che ormai sembra lontanissimo, che siamo al 5G e chissà mai il 6, e beh, io l'ho vissuta tutta questa cosa in prima persona ed è stata un'epopea per me. Un amico diceva: ecco i cavalieri che fecero l'impresa, e guardandoli indietro mi sembra veramente che sia stata un'impresa incredibile, perché voi immaginate mettere assieme un certo numero di paesi europei che erano già della comunità europea ma anche al di fuori, no? E costringerli a venire fuori con un unico sistema che potesse andare bene a tutti quanti. E nonostante le difficoltà, perché poi c'erano anche loro naturalmente interessi industriali di vario genere, però la consapevolezza che era così importante il risultato portava tutti alla fine a cercare quello che ci univa piuttosto che quello che ci divideva. Magari si litigava un po', poi alla sera in birreria, io avrei preferito il vino, ma insomma bisogna avere la birra con molti di questi amici, e si ricomponevano le cose e trovavamo poi una soluzione. E l'Italia in quel momento ha fatto parte di un'Europa che era un'Europa che collaborava, un'Europa solidale. Il finlandese diceva: ma mi dovete dare un sistema che vada bene anche per me lassù nelle tundre dove c'è una casa ogni 10 chilometri. Poi arrivava invece l'inglese che diceva: ma io a Londra ho una densità di persone che è spaventosa. Mettere assieme tutte queste cose, vi assicuro, ecco, è stato difficile, ma c'era questa forte consapevolezza che soltanto uniti si sarebbe riusciti a fare qualche cosa di importante. E guardate che il GSM è stato uno standard de facto, cioè non è stato imposto, mondiale. Tuttora è in giro per il mondo, si continua ad usare, e c'è stato un periodo in cui l'unica maniera per essere sicuri di comunicare praticamente dovunque era attraverso il GSM, andando in Cina piuttosto che in Brasile, dovunque. E io sono rimasto molto attaccato a queste mie cose, e anche quando ho avuto delle occasioni, sì, di lasciare per la verità l'università per andare in queste nuove aziende, in particolare Omnitel, perché Tim aveva già i suoi esperti, Omnitel che adesso è Vodafone, allora aveva bisogno di persone esperte
che ce n'erano pochissime, e quindi sì, potevo andare, probabilmente adesso sarei più ricco, anche altre opportunità le ho avute, però insomma, dicevo anche stamattina alla figlia di un amico, che lavorare all'università e lavorare nel mondo della ricerca è una delle cose più belle che si possa fare come mestiere, e io ho voluto continuare a fare questo tipo di mestiere. E il contatto con i giovani, che tuttora vado a cercare, e così via. E il contatto che adesso anche spero di avere attraverso questa pubblicazione e anche le prossime, perché poi insomma non ho smesso. Quindi qui un po' intanto credo di avere dato una risposta alla prima domanda. E su Marconi, su Marconi è pericoloso, perché io potrei cominciare a parlare e poi sparate. Già sapete che il problema con i professori universitari è che se gli date la parola poi dopo non riuscite più a togliere, questi non smettono più di parlare, no? E allora vediamo un po' cosa vi posso dire di Marconi. Vi posso dire del fatto che come ragazzino aveva già concepito tutto quello che poi avrebbe in qualche modo costruito, e che ci sono dei passaggi nella sua vita scientifica che tuttora non riusciamo a capire, perché lui fosse così convinto di poter riuscire a fare determinate cose quando tutto il mondo scientifico era contro. E possiamo vedere le conseguenze del lavoro che ha fatto nella vita di oggi. E scegliete voi, oppure potete leggere qualche altro libro che ho scritto su Marconi, il posto di questo qui. Partiamo dal presupposto che i libri vanno letti, quindi i libri vanno comprati e letti, possibilmente cartacei, perché ancora rendono di più, nonostante la tecnologia, nonostante noi lavoriamo con i mezzi appunto tecnologici, il libro è il libro, quindi è il passaggio, l'interesse anche che nasce da questi incontri è quello di in qualche modo stimolare anche la lettura, quindi sicuramente mi sono colpevole di non aver avuto il tempo di leggerlo, ma sicuramente lo farò in tempi brevi. E un passaggio però lo dobbiamo fare, professore, perché lei, oltre appunto ad evidenziare quello che è stato il lavoro di Marconi e questo fil rouge che ha continuato fino a quella che è appunto la rivoluzione tecnologica e quindi il mobile, il cosiddetto mobile, però c'è un passaggio molto più interessante, che è l'altra parte della medaglia. Quanto è vero che il mondo tecnologico ha influito su quello che è la civiltà contemporanea, sull'antropologia umana, come dice lei? Quanto c'è di vero in quelle accuse che oggi vengono anche rivolte al mondo tecnologico? Lei più volte ha ripetuto e ripete nei passaggi, ho ascoltato però alcune interviste sempre attraverso internet, che forse ci siamo focalizzati un po' troppo, perché comunque noi siamo stati violentati appunto da questo percorso, sul mezzo e non sul fine di questa invenzione. Sì, questa è la preoccupazione, perché la tecnologia è un mezzo. La tecnologia è un mezzo che deve essere adoperato bene. Quanto più la tecnologia è potente, tanto più bisogna essere bravi nell'utilizzare uno strumento che via via è sempre più potente. Quindi, non c'è rosa senza spine, frase banale, ma che comunque potevo dire: col coltello si può tagliare il prosciutto, ma si può anche tagliare la testa alle persone. Quando io mi sono occupato all'inizio delle comunicazioni mobili, contemporaneamente mi sono anche occupato delle problematiche della protezione da campi elettromagnetici. Lì a Grifone è stato uno dei primi posti
dove si sono discusse queste problematiche con l'Istituto Superiore di Sanità, con tanti altri colleghi esperti della cosa. E anche adesso per il 5G ci sono un sacco di persone che sono preoccupate, cosa succederà. Ecco, io credo che in questo momento, per quanto riguarda questo aspetto, siamo in grado di tenerlo sotto controllo. Mi fermo qui perché il discorso sarebbe... Per quanto riguarda invece altri aspetti, ancora non l'abbiamo dimostrato di essere capaci di tenerli sotto controllo. Non voglio ripetere adesso alcune cose che ho detto questa mattina, anche con un pochino di tempo, ma insomma c'è un elemento che domina in questo momento il progresso della tecnologia di base che noi stiamo utilizzando, ed è la grande rapidità con la quale consente di fare cose nuove. Una rapidità che non si è mai vista nella storia dell'umanità. Una cosa che noi non siamo abituati a gestire. L'uomo poi ha dei tempi che sono tempi biologici, insomma, anche prima parlando dei campi elettromagnetici, ma come si fa a spiegare ad una persona che cos'è un campo elettromagnetico? E poi io che faccio lezione su questo da 40 anni, se devo pensare al di là del modello matematico e spiegarlo, faccio fatica, quindi non potendo usare con le persone normali il modello matematico, si rimane indietro, perché la tecnologia va avanti con troppa rapidità. È come se, rischio questo qui, come se a un certo momento noi prendessimo una Ferrari, dico Ferrari, non una Mercedes, una Ferrari che va velocissima e non l'avessimo contemporaneamente dotata di tutti i sistemi elettronici per poter tenere la strada, avere la frenata giusta e così via. Cioè, il discorso è questo qui. E tutte le problematiche antropologiche su cui non entro, perché poi vanno molto al di là delle mie competenze, nascono da questo fatto che si ha in mano un mezzo, uno strumento potente, e ancora non abbiamo capito bene come utilizzarlo. Vi dico la cosa più banale per capirci. Siamo pieni di notizie, adesso forse un pochettino di meno l'hanno capito, ma so per un po' di persone, di ragazzi giovani che mettevano in rete delle cose e poi dopo si ritrovavano che queste cose venivano diffuse. Allora, chi ha un po' di conoscenza di questo mondo può dire ai ragazzi nel modo più chiaro, in modo tranciato, così si capisce bene: non mettete mai in rete una cosa che non volete che sappiano tutti, perché dopo che l'avete messa lì non ne siete più padroni, non ne torna indietro. L'oblio, il diritto all'oblio, lasciate perdere. C'è in questo momento la possibilità di fare delle cose che potrei dire voi umani non potete immaginare, e stanno facendo con i nostri dati delle cose che dico, l'unica difesa è questa, cioè uno ci pensa e poi dopo, se certe cose non vuole che vadano in giro anche nei gruppi ristretti, badate bene, perché uno crede ma adesso io sono tranquillo, ma queste sono tutte memorizzate, poi ovviamente. E questo, diciamo, è sicuramente uno degli aspetti. La cosa che mi preoccupa, e poi mi fermo perché potrei andare avanti come dicevo prima, è proprio questa, che c'è una confusione tra fini e mezzi in questo momento. Adesso, al di là dell'accelerazione che dicevo prima, questo ha prodotto una confusione tra fini e mezzi. E vi dico un esempio per capirci. Quando si è cominciato a capire la grande importanza di internet e si è cominciato anche a discutere, attenzione a quello che dico, dei diritti di internet, che per me, quando l'ho sentito, è come, so, parlare dei diritti della lavatrice, dell'automobile. Allora, ci saranno i diritti dei cittadini nell'era di internet, ma i diritti degli umani, degli esseri umani, non di uno strumento. Ma qui si litigava, perché ci sono tuttora i talebani di internet che hanno fatto una specie di Moloch
e non si può in questo momento immaginare di toccare perché secondo loro sono i principi su cui è nata, secondo loro, perché poi sono stati in tanti che hanno contribuito a creare Internet, qui bisognava sentirli tutti per capire se veramente è proprio così. Ecco, e allora a questo punto c'è un chiaro stravolgimento, cioè Internet è un mezzo, dobbiamo vedere come usarlo, ma non è un fine e quindi gli dobbiamo assicurare dei diritti. E tornando al discorso che facevo della velocità, la metafora, che non è mia, però non vi posso dire di chi è perché non me lo ricordo più, ho tentato di ricordarmelo, ma insomma, è come se noi corressimo questo rischio, che siamo tutti velocemente in corsa, gli uni contro gli altri, ognuno guarda quelli che ha di fianco e cerca di andare un pochettino più in fretta, poi nessuno sa dove si va. L'unica cosa è andare un po' più in fretta di quelli che abbiamo a fianco e magari si va verso un precipizio. Ecco, io non sono pessimista, né sono contro la tecnologia, non sarebbe fare violenza a me stesso. Quello che dico è quello che ho detto prima per quanto riguarda la Ferrari, cioè noi dobbiamo essere capaci di mettere in campo contemporaneamente le opportunità, che sono tantissime, e in particolare io credo che le opportunità che in questo momento la tecnologia mette a disposizione potranno essere molto utili ai ragazzi, per esempio, di paesi come Longobucco, perché per determinate cose non è più importante essere a Longobucco o a Londra. Non per tutte, intendiamoci, non per tutte, ma per parecchie si può fare, si può pensare di fare. E quindi può essere una strada per evitare che certi posti belli si spopolino. E quindi, dicevo, contemporaneamente dobbiamo essere capaci di mettere in campo, non dico delle contromisure, ma dei contrappesi che ci assicurino che le cose vadano come vogliamo noi. Qui poi c'è un grosso punto interrogativo, perché cos'è che vogliamo noi? Abbiamo dei valori? Abbiamo dei valori condivisi? Oppure Demetrio c'ha il suo, io ho il mio, tutti sono uguali e quindi bisogna lasciare che ognuno faccia quello che vuole? Perché poi si arriva a quello che è stato già teorizzato da qualche filosofo, per cui non ha più senso discutere se una cosa è giusta o sbagliata in sé, etica, morale o altro. Si discute solo sul fatto si possa fare o non si possa fare, perché se si può fare, tanto qualcuno la farà e quindi è inutile opporsi. Ecco, io spero che non si debba arrivare a questo e che siamo ancora capaci di decidere questa cosa, se la facciamo, la facciamo in quella direzione. Ecco, come vedete, poi si va molto al di fuori della tecnologia, perché è una cosa che ha invaso talmente tanto tutta la nostra vita che poi si arriva, come arrivo alla fine del libro, a Papa Francesco. E poi l'unico punto di riferimento che io posso suggerire, poi se c'è qualcun altro che neanche lo può dire, è l'enciclica Laudato Si, che è apprezzatissima anche dai laici o dai non credenti, perché è fatta da fiori di personaggi che aveva dietro ed è lucidamente, diciamo, un'indicazione di quelli che sono i nostri problemi e come potremmo risolverli. Più i mezzi sono potenti, più è importante capire come usarli in modo appropriato. Dunque, la responsabilità aumenta con l'aumentare della portata dello strumento. C'è interazione molto forte tra la nostra mente, il nostro modo di essere e lo strumento che usiamo. Questa è la sintesi perfetta, appunto, di quella che possiamo anche definire un'etica dell'informazione, perché anche lì poi c'è anche questo passaggio che diventa importante. C'è un libro bellissimo invece che ho letto in quest'estate, che non so se hai avuto modo, di Alessandro Baricco, Game. Baricco. In Game praticamente Baricco cerca di capire che cosa è successo appunto in questo percorso e dice che forse alla fine l'accelerazione è stata dovuta al fatto che come civiltà il Novecento, perché
ricordiamoci che veniamo comunque da guerre mondiali, veniamo da coloro che hanno inventato la bomba atomica, veniamo dal nazismo, dai campi di concentramento, forse quell'accelerazione è dovuta proprio al cercare di cancellare l'aspetto negativo e abbiamo cercato un modo invece per riunirci. Lei l'ha detto, professore, forse per la prima volta siete riusciti a mettere insieme tutto quelli che erano i paesi del mondo e a trovare uno scopo che poi si chiamava 2G, si chiamava internet, ma comunque intorno a quel tavolo tutti quanti si sono trovati d'accordo. E forse questo, dobbiamo cercare solo di leggere in maniera diversa anche questa accelerazione che forse era richiesta proprio alla civiltà per passare quello che è stato un tempi bui e brutti. Io lascio un attimo spazio al dottor Celestino per anche i saluti e poi credo che ci siano anche altri interventi e poi passiamo insomma alla consegna del premio. Grazie a voi. Io non sarò bravo come i precedenti relatori perché non mi posso paragonare a un professore universitario né come curriculum né come bravo. Ma sono anche io un figlio di Longobucco per una parte di DNA e quindi io devo un po' leggere. Sono bravo in sala operatoria, ma nei tavoli non sono molto bravo. E quindi innanzitutto devo fare un sentito ringraziamento all'ingegnere Nicola Barone, mio amico, fraterno e persona di famiglia, che ha fortemente voluto questa giornata qui a Longobucco, dedicata alle origini longobucchese del professor Falciasecca e facendo tesoro delle origini della mia famiglia, come lui stesso ha ricordato e mi ha profondamente commosso. Ringrazio il sindaco di Longobucco, dottore Giovanni Pirillo, collega e carissimo amico, che ha da subito accettato di organizzare al meglio, come nel suo stile, quale uomo di profonda sensibilità e cultura, questa giornata in onore del nostro, permettetemelo, concittadino. Io posso solo ribadire il mio orgoglio di essere nipote del vostro primo sindaco, di cui mi pregio di portare il nome, Arturo Giuseppe Celestino. E di avere nel mio sangue DNA di popolo longobucchese, onesto e operoso. Grazie. E grazie al professore. Buonasera, è una giornata intensa questa, perché aver rincontrato il professor Falciasecca dopo 40 anni, in quanto è stato anche il relatore della mia tesi di laurea, proprio ricordo bene che era le misure radioelettriche nei sistemi radiomobili, quindi questo era per me un onore e ringrazio Nicola Barone che ha voluto ricordare e farmi presenziare a questo convegno bellissimo che abbiamo tenuto oggi sulla presentazione del libro. Io ricordo il libro perché è importante che voi attraverso internet lo andate a prendere, perché per l'altezza, diciamo, della personalità del professor Falciasecca, per l'umiltà che la stessa persona esprime, il ricavato del libro andrà mi pare che sia all'AIL. Quindi questo fa parte dello stile della persona. E quindi, lasciando stare un attimino il passato, veniamo al tempo un po' più vicino. Proprio ne parlavo stamattina con il carissimo professor Falciasecca della problematicità che la Calabria non può continuare a vivere per progetti. Vado a visitare il museo e mi ritrovo
un bellissimo manifesto che parla di e-government, 2006. Stiamo parlando di fornitura dei materiali, ma chi lavora sopra su queste macchine è un LSU, è un lavoratore socialmente utile. Non è possibile continuare così. In tutti i sensi, in tutti i posti dove io posso intervenire, dico sempre che non è possibile che la Calabria ci sia un po' di confusione, perché spesso nella contabilità si tiene conto dei fondi europei, ma non si tiene conto della fiscalità generale, cioè del fatto di fornire alla Calabria le stesse opportunità che si hanno nelle altre regioni. Questo è molto importante, questo io, proprio perché ho toccato questo tema stamattina con il professor Farciasecca, ritrovarmi qui a Longobucco e vedere che ci sono tre persone, adesso non so quanto era l'organico, ma mi è capitata un'altra storia su questo, lo raccontavo alle persone che ho incontrato. Un paio di mesi fa non ho potuto fare un convegno ad una scolaresca perché c'era uno stato di agitazione di 4.500 persone che erano tutte inserite al lavoro tramite il sistema di una legge del 1989. Legge finanziaria del 1989 introdusse questo meccanismo, 500 euro circa al mese per 20 ore alla settimana. Non andiamo da nessuna parte così, perché non hanno ferie, non hanno contributi, non c'è, proprio una cosa allucinante. E questo convegno non l'ho potuto fare perché il sindaco disperato si è scusato in quanto aveva 40 persone nel suo comune che non potevano condurre, non tutte e 40 ovviamente, alcune di queste, non potevano condurre i pulmini delle school bus per portare i bambini a scuola. Quei 2-3 giorni di agitazione che c'è stata in Calabria. Ecco, io dico, questo è il messaggio che dobbiamo portare. Possiamo per esempio vedere, il professor Farciasecca l'ha detto, che non è più importante il posto, tranne escludendo ovviamente alcune categorie, quali sono i medici, le infermieri che devono stare per esempio vicino a chi soffre, al malato, ma io ricordo che nel 2002 a Soveria Mannelli presentammo un progetto che fu fatto anche a Parma del telelavoro. Ora, il telelavoro ovviamente non si deve pensare al call center, ma si deve pensare al fatto che magari, parlavo pure con qualcuno che mi ha fatto da cicerone, è un'esperienza di vivere questo posto mettendo della tecnologia, aumentare. Ho visto per esempio delle cineprese, qui è il primo comune della Calabria che ha avuto energia elettrica, cioè è il primo comune, è il primo comune che ha avuto la sala cinematografica, è il primo comune che ha avuto purtroppo le morti ammazzate come brigantaggio. Quindi bisogna capire che cosa è, quindi la visione, grazie al sindaco, grazie ai cittadini, la visione, qual è il futuro grazie alle tecnologie che voi potete portare avanti. Quindi io penso che in questo momento, non essendoci più bisogno della fabbrica, cioè purtroppo dell'industria, diciamo della catena di montaggio, ma la catena di montaggio si può fare attraverso la nostra intelligenza, attraverso la cultura, attraverso le tecnologie. Questo secondo me bisognerebbe nei piccoli comuni, nei piccoli centri, che voi non siete piccoli, fare in modo che si possa sviluppare un'attività più estrema. Grazie per avermi fatto intervenire. Dottor Crucitti, diciamo che dal telelavoro ce ne sia stata tanta evoluzione, perché poi c'è stato il mondo delle smart city che oggi sono diventate smart community, e proprio per nella rivalutazione anche dei piccoli centri, per dare la possibilità, per puntare non solo sul lavoro manuale, ma il valore più importante che una civiltà contemporanea è quello delle risorse umane, quindi delle proprie intelligenze. Quindi la tecnologia è da supporto soprattutto a questo. E poi è naturale che la Calabria soffre purtroppo anche in questo il suo gap, ma non è detto che, visto l'accelerazione e visto anche il modo in cui i piccoli comuni, anche sindaco, riescono a usufruire del wifi e di altri strumenti, non possono in qualche modo trovare le loro opportunità.
Gianfranco Bonofiglio, direttore, un passaggio anche a lei, perché anche lui è il direttore della nostra testata Calabria News 24, tra l'altro anche lui di Longobucco. Ci ha voluto accompagnare, sì, perché li abbiamo raccolti un po' in giro, se li abbiamo portati. Mi hai fatto la sorpresa di chiamarmi. Vabbè, io sono veramente emozionato ad essere qua, perché non solo perché il mio paese è origine, ci sono cresciuto quando ero piccolo, quindi c'è un legame fortissimo, ma vedere personaggi di questo calibro, come il professore che è qua con noi, e sapere che è di origine di Longobucco mi comprova che questa comunità può vantare veramente tantissime personalità che sono sparse per l'Italia e sono sparse per il mondo. Io ritengo che Longobucco sia stata veramente una patria di tantissime persone laboriose, di tantissime persone dotate di grandissime capacità, che ovunque sono andate sono riuscite ad andare avanti, a fare strada, a dare l'esempio. Un paese, parlavo prima con un amico che ho ritrovato dopo tanto tempo, che vive quello che è lo spopolamento dei borghi che stanno vivendo tutti i nostri centri della nostra regione. Mi dicevano che gli abitanti reali sono scesi a 2600-2700, c'è stato un periodo che erano 10.000 abitanti a Longobucco, quindi un po' quello che stanno vivendo anche altri centri di questa nostra terra, e pensare questo mi porta dolore. Io come direttore della televisione di Calabria News 24 e anche di alcuni siti giornalistici abbiamo sempre cercato di dare spazio ai borghi, di dare spazio a quello che è la forza, la potenzialità che possono esprimere questi bellissimi luoghi come Longobucco, e pensare che 300.000 giovani hanno lasciato questa nostra Calabria, 300.000 negli ultimi 10 anni, mi fa rabbrividire. Noi siamo arrivati a 1.800.000 abitanti, pensate un po', solo 10 anni fa eravamo 2.200.000, 2.300.000, cioè ci stiamo spopolando in un modo incredibile. Sono tutti ragazzi laureati, tutti ragazzi scolarizzati, preparati, che vanno in giro per il resto d'Italia e per il mondo, e magari molti di questi diventeranno anche loro personalità importanti, personalità capaci nel mondo della medicina, nel mondo della scienza. E questo è doloroso, cioè è doloroso vedere che questi nostri borghi si stanno spopolando in questo modo. Io mi auguro che, la politica non ne voglio parlare perché purtroppo è quella che è, ma chissà, possa cambiare un po' qualcosa e possano crearsi le condizioni affinché le nostre potenzialità, i nostri giovani capaci, intelligenti, possano rimanere in questa terra per invertire la marcia. Io questo me lo auguro di cuore, e spero che anche tanti calabresi che vivono nel nord Italia, che vivono nel mondo, possano darci una mano per invertire la marcia. Me lo auguro sempre, perché quando vengo qua mi stringe il cuore vedere questa comunità che si spopola sempre di più, perché è un posto bellissimo, fantastico, ci ho vissuto la mia infanzia ed è un posto meraviglioso davvero. Grazie. Professore, se ne va con ascoltando quello, vedendo, assaporando quello che è stato il bello della nostra regione, ma anche quelli che sono gli aspetti negativi. Lo spopolamento è comunque, purtroppo, dei borghi è comunque un problema generale di tutta l'Italia, come anche l'immigrazione, naturalmente il sud. Io intanto aspetto il sindaco che si mette la fascia, noi soffriamo l'immigrazione, ma lo soffre proprio il paese Italia, forse lei ce lo può anche confermare, perché se dal sud vanno al nord, dal nord vanno nel resto d'Europa o nel resto del mondo a imprimere il marchio Made in Italy, appunto. Forse questo paese ha bisogno di essere ristrutturato in qualche modo e trovare il proprio verso e ritrovare se stesso soprattutto. Sindaco. Allora, vedo che ci sono più cose, quindi queste sono, il premio.
professore, onorifico, naturalmente è in là la statua. Prego. E questo è il bronzo, raffigura il bronzo da un Cocco, quindi questa te la diamo con tutto il cuore. Di solito quando si danno dei premi c'è sempre una motivazione, si fa. E in questo caso io non sono riuscito a trovarne una, che erano troppe le motivazioni che hanno portato alla consegna di questo bellissimo, come hai fatto stamattina pure con la tua rinascita che ti sei portato appresso. Ancora. C'è anche questa piccolina sorpresa che ti avevamo fatto, che era quello di darti le foto dei tuoi antenati. E questi sono i nominativi di chi sono sulla genealogico. Quindi io nel consegnarti questo premio chiuderei con una frase, spero che tu la ripeterai insieme a me. Sogno non le ho chiese. Direi la pronuncia mi riesce meglio il dialetto bolognese, ma sugno non bocchese. Adesso aggiungo un paio di cose. E sono anche più contento di aver ricevuto questo riconoscimento, perché ho sentito che è un riconoscimento che per un po' è stato silente, e io credo che questo non sia bene, per cui se la mia presenza qui è servita per far ripartire una tradizione, ho cominciato a fare una minima cosa. Mi dispiace di non essere venuto prima, perché magari avrei fatto qualche cosa di più. Adesso sono un po' agé, quindi non è facile rimettere in piedi attività, però chi lo sa, non posso in qualche modo contribuire a invertire questa dolorosa rotta che io poi vedo, guardate bene, anche nel nostro Appennino, magari è meno evidente perché poi ci sono delle zone invece dove si sta molto bene, ma basta spostarsi un pochino e quindi è molto importante. È bruttissimo che uno debba lasciare la propria terra non per scelta, ma per bisogno. E aggiungo, perché questa è veramente una cosa che mi angoscia, io penso, oltre che ai calabresi, a tanti nostri ragazzi che sono tra i più preparati, i dottori di ricerca in particolare, per esempio, sono tra i più preparati. Noi abbiamo speso un sacco di soldi per formarli, perché non pagano tasse sufficienti per, nonostante sapete che noi spendiamo pochissimo per studente universitario, no? Come spendiamo pochissimo nella sanità, se si vanno a fare i conti per persona. E poi noi ci ritroviamo questi nostri ragazzi che si fanno concorrenza perché sono nelle aziende straniere, sono nell'università, come nell'università ci va anche bene. Il problema non è quello che vadano fuori, è che non riusciamo a farli tornare. E non è solo una questione di quattrini, perché si potrebbe anche offrire uno stipendio decoroso, ma è che quando uno è abituato a lavorare fuori trova delle condizioni di lavoro che se voglia di fare ricercatore non le trova più, non c'è niente da fare. E questo è un problema serio, perché qui ci dissanguiamo, si dissangua l'Ugobucco, ma si dissangua anche il nostro paese. E comunque lo voglio con questo, sono così contento che non vorrei finire con questo, ma vorrei finire riguardandomi questa vecchia fotografia della serie Come eravamo. Un altro ricordo, così vedo anche il sacchetto, naturalmente le
lei sa che Longobucco è terra di telai e, di hanno, sì. E c'è un'antichissima tradizione appunto dei tessuti, come poi potrà notare anche, ha notato, penso, aver visitato. E quindi anche con questo si sta cercando di recuperare questo patrimonio. Celestino, sì, è naturalmente la famiglia è quella di Celestino. Ingegnere, anche per lei il ricordo simbolo di Longobucco. Sì. Io l'applauso chiuderei diciamo con successo, Sindaco. Potete essere orgogliosi di aver rimesso in moto e con una grande personalità questa prima edizione, possiamo definirla così, questa prima edizione rinnovata del premio internazionale Bruno da Longobucco. Perché internazionale? Perché questo premio merita scenari, platee molto più alte, invece di rimanere circoscritto, diciamo, in un borgo o nel comprensorio. Quindi l'augurio è quello di poter riportare il tutto ai vecchi splendori. E poi c'è un'altra cosa che voglio sottolineare, perdonatemi, io lo so, chi mi conosce sa che io ho una particolare predisposizione verso i sindaci, perché racconto le storie, come ha detto il mio direttore, io non faccio cronaca, racconto le storie belle della Calabria. Ingegnere, vado alla ricerca di quelle che sono appunto le storie belle della Calabria, imprenditori, ragazzi che sono ritornati e hanno reinvestito e hanno avuto successo grazie anche alla tecnologia. Però vedere un sindaco indossare la fascia e commuoversi, penso che potete essere veramente orgogliosi. Voglio riprendere il discorso, volevo solo dire una cosa che mi sono dimenticato e confesso candidamente che io non sapevo assolutamente prima di venire qui chi fosse Bruno da Longobucco. Ho cominciato a documentarmi andando a guardare su internet eccetera e allora adesso ho intenzione di scriverci sopra qualcosa, perché sapete che il professore universitario quando pensa di aver capito qualcosa scrive subito un articolo, no? E lo voglio poi far vedere sia ai colleghi di Bologna sia a quelli dell'Università di Padova, perché mi sembra che siano più bravi. Le strappiamo una promessa, che Longobucco possa in qualche modo entrare nelle grazie della Fondazione Marconi e quindi cercare di in qualche modo di usufruire anche di quelli che sono il background di questa fondazione e che il prossimo anno questo scritto lo possiamo leggere come seconda edizione. Sì. Grazie professore, grazie. Mi dicono che c'è anche un piccolo rinforzo.